viaggio verso il centro storico dell'Aquila. La cosa bella, la novità è che siamo nel primo bus d'Abruzzo completamente elettrico che è stato presentato di recente in dotazione al Comune dell'Aquila e che per queste festività sta osservando un servizio speciale per i cittadini aquilani. Siamo con l'assessore al traffico e alla mobilità del Comune dell'Aquila, Carla Mannetti. Ecco, innanzitutto un bus elettrico, il primo in Abruzzo, dicevamo. Lo avete presentato diverso tempo fa. Quali sono le caratteristiche? Come è stato acquistato? È un bus elettrico al 100%, quindi un bus sostenibile, non inquina, non emette nessuna emissione, diciamo così, nociva per i cittadini. È stato acquistato in quanto inserito in un progetto europeo, lo sviluppo urbano sostenibile, che prevede dei finanziamenti del PORFESR a vantaggio delle 4 città capoluogo di provincia della regione Abruzzo, quindi con questi fondi gestiti dalla regione destinate a queste 4 città. Il Comune dell'Aquila ha creduto molto nella mobilità elettrica, ha presentato un progetto specifico anche al governo nazionale ed è stato finanziato, quindi il 2019 per il Comune dell'Aquila sarà l'anno della mobilità elettrica, perché arriveranno altri bus come questi, dovremo arrivare a 15 autobus e forse anche qualche cosa di più, e questo per noi è molto importante perché la mobilità sostenibile è uno degli obiettivi non solo nazionali ma soprattutto europei. Per queste feste avete voluto sperimentare un servizio particolare, il bus completamente gratuito, corse ogni mezz'ora, il centro storico protagonista. Sì, abbiamo appunto deciso di offrire questo servizio ai cittadini e fare questa sperimentazione che vorremmo far diventare definitiva. Ovviamente adesso è gratuita, poi nel momento in cui si entrerà a regime si pagherà un biglietto, all'inizio faremo, diciamo, una scontistica, però poi si entrerà a regime. E i cittadini di Aquilani si devono abituare a un servizio doppio, sia perché garantisce appunto la comodità all'interno del centro storico di poter prendere questa navetta, sia perché chi vuole parcheggiare al mega parcheggio ha le due alternative, o percorrere il tunnel oppure prendere questa navetta elettrica che ti porta sia a Piazza Duomo che alla Fontana Luminosa.